quasi 6 milioni di tonnellate di oli lubrificanti usati recuperati che altrimenti avrebbero potuto inquinare una superficie di 2 volte superiore il Mar Mediterraneo. Circa 3 milioni di euro risparmiati dalla bilancia commerciale italiana per effetto delle minori importazioni di petrolio e una raccolta di oli esausti prodotti che negli anni è salita al 99%. Sono i numeri della trentennale attività di Conow, a cui si sono accompagnati anche vantaggi ambientali, tra cui minor utilizzo di acqua, minor uso del territorio e riduzione di CO2. Utilizzare un lubrificante rigenerato è in buona sostanza la sostituzione di un altrettanto prodotto che proviene dalla rigenerazione del greggio. Quindi il fatto di produrre partendo da un lubrificante esausto fa sì che noi sostituiamo la destinazione di un prodotto che probabilmente sarebbe stato bruciato, in condizioni particolari ovviamente, con un prodotto che evidentemente è una materia prima. Quindi questo vuol dire una importazione minore di greggio da lavorare e quindi un risparmio per la nostra bilancia commerciale. Direi che un lubrificante prodotto da greggio è equivalente a un lubrificante prodotto dalla lavorazione di un olio esausto. Conow dunque, esempio virtuoso di economia circolare che fonda il suo paradigma sul maggior recupero possibile di materie prime per evitare la produzione di rifiuti. L'economia lineare a cui siamo abituati non regge più né dal punto di vista della sostenibilità ambientale, perché le risorse sono finite in questo pianeta. Allora, l'economia circolare è un sistema diverso, basato sull'uso efficiente delle risorse, non più fossili ma rinnovabili, e questo può consentire una vita migliore a tutti noi, non soltanto la sostenibilità dal punto di vista ambientale, ma anche una vita più desiderabile. Se rifiuti zero da utopia sta diventando traguardo più vicino, un ruolo chiave è svolto dalle città. In Italia più o meno siamo circa 40 milioni di italiani, su 60 milioni vivono in città di medie o grandi dimensioni. Quindi la battaglia dell'economia circolare si vince se si vince innanzitutto nelle città, se si comincia a costruire la città circolare, una città appunto dove i rifiuti vengono recuperati quasi tutti, dove ci si sposta utilizzando molto di meno l'automobile privata e molto di più utilizzando i mezzi pubblici o mezzi antichissimi ma modernissimi come la bicicletta. Se le risorse naturali vengono, a cominciare dall'acqua, vengono gestite in maniera razionale.